Code ingorghi sul raccordo e sui percorsi alternativi, proteste di automobilisti e trasportatori. È caos nella viabilità non solo del territorio narnese ma anche dell'intero comprensorio ternano. La polizia stradale e l'ANAS sono presenti sul posto per lo spostamento del traffico ma non basta. Il tutto nel giorno della ripresa degli spostamenti da una regione all'altra. Il viadotto è stato prima interdetto al solo traffico pesante e subito dopo dichiarato l'off limits per chiunque. Il sindaco di Narni, Francesco De Rebotti, ieri mattina aveva postato un video che poco dopo le 8 riprendeva una delle tante code. Lo stesso sindaco continua a chiedere percorsi alternativi diversi da quelli che portano all'invasione del Narnese e si scatena anche una polemica politica. Tutti sono intervenuti, dalla Lega al Movimento 5 Stelle, anche a Forza Italia e il PD.